Con Carlo Rivetti, intanto commentiamo questa bella serata dedicata al settore giovanile che è al centro del progetto del Modena. Sì, credo che sia un momento molto importante. E un altro mattone che mettiamo sul progetto che abbiamo per far crescere i nostri ragazzi. È un momento che secondo me è particolarmente importante perché abbiamo visto che anche nel calcio maggiore i giovani vanno in qualche maniera informati, in modo che si evitino delle trappole che purtroppo nel mondo di oggi sono estremamente presenti. Questo progetto è proprio un progetto di informazione ai ragazzi, alle famiglie. Il mondo del calcio non è più solo correre dietro un pallone e vederlo scivolare in rete, ma il calcio oggi pretende anche che i giovani vengano costruiti come esseri umani, come uomini, come veri uomini. E lo sport è proprio un'occasione importante per costruire dei ragazzi che abbiano una coscienza, loro, le loro famiglie e anche la società. Quindi sono molto contento di essere qui. Un settore giovanile, ci dicevi che hai approfittato della pausa della prima squadra per seguire l'Under 16, insomma un settore giovanile che cresce giorno dopo giorno. Esatto, sì. E fra le altre cose devo dire che è anche molto divertente, giochiamo un bel calcio, io chiedo sempre, e glielo dico sempre, rispetto delle regole, rispetto degli avversari, ovviamente voglia di vincere, ma rispettando le regole. Una battuta sulla prima squadra che tornerà in campo sabato a Bari? È un bel viaggio. Troveremo una squadra avversaria probabilmente estremamente motivata anche dal cambio di allenatore. Io sono molto contento delle prestazioni che la prima squadra sta facendo. Manca il gol, sì, è vero, manca il gol, ma manca il gol perché le prestazioni sono talmente entusiasmanti che è veramente l'unica cosa che manca. Cresceremo anche lì. L'ho sentito di recente, Bianco, gli ha detto qualcosa in questa pausa? Ci siamo sentiti, ma non, francamente non gli ho detto niente, gli ho dato appuntamento a Bari, ci vedremo a Bari, io arriverò la sera prima, quindi avremo tutto il tempo di chiacchierare amabilmente. Io sono molto soddisfatto di quello che stiamo facendo. Grazie.